Dunque, leggiamo già dal titolo di questa mozione Expo 2015 accessibile a tutti. Partiamo invece noi dal presupposto che i diritti dei cittadini con disabilità siano sacrosanti, ma non riteniamo che possano essere oggetto di una mozione che si indirizza e fa leva su un evento straordinario come Expo. Straordinario è un aggettivo che io uso con l'accezione temporale, è bene sottolinearlo, e non elogiativa di questo evento. Basti pensare che per l'evento, solo per l'evento verso Expo 2015, svoltosi presso Villa Reale di Monza il 7 luglio scorso, si è speso mezzo milione di euro di soldi pubblici per un mega spot pubblicitario che peraltro non teneva neanche conto delle ulteriori spese collaterali a carico dello Stato per la sicurezza degli ospiti illustri, istituzionali, Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio. Soldi pubblici ben spesi, mezzo milione di euro, ricordo, oppure potevano essere impiegati, per esempio, per la messa in sicurezza e l'adeguamento delle infrastrutture lombarde per la mobilità delle persone con disabilità. Cosa stiamo chiedendo come gruppo Movimento 5 Stelle? Semplicemente che la Giunta si impegni a rispettare la legge, il piano d'azione regionale che è stato citato per le politiche in favore delle disabilità e il piano socio-sanitario di Regione Lombardia, a prescindere da Expo, e questo deve essere chiaro. Migliorare la fruibilità del territorio, creare un sistema integrato di servizi in grado di garantire il diritto alla mobilità alle persone diversamente abili, è un dovere per Regione Lombardia, da attuare non in vista di un evento come Expo, che non è la panacea per la risoluzione di lacune politiche che sinora sono state affrontate con tante parole, grandi dichiarazioni di intenti e pochi fatti, poche azioni concrete. Riteniamo ipocrita la posizione di chi nel fare leva su Expo per offrire alle categorie fragili l'illusione di un cambiamento non realizzabile se non determinato da una volontà politica reale di impegnarsi da subito, ora, per intervenire per rendere i nostri territori fruibili da tutti, a prescindere da Expo. Pretendere di avere la botte piena e la moglie ubriaca è illusorio. Noi riteniamo che il calvario dei disabili fra barriere architettoniche e mezzi pubblici inutilizzabili sia sotto gli occhi di tutti, anche di questo Consiglio. Solo a titolo esemplificativo, al 2007 sono solo 240 su 2400 le stazioni in cui esiste un servizio di accompagnamento per i disabili. A tutt'oggi gli elevatori per la discesa dai treni sono in funzione solo per i treni ad alta velocità e non per il trasporto pubblico locale, quindi le linee regionali e suburbane. Sempre solo a titolo esemplificativo delle 8 linee ferroviarie che attraversano la provincia di Pavia, l'80% delle stazioni non è attrezzata per i disabili, sottoponendo i cittadini a continue umiliazioni inconcepibili per una società civile. E non parliamo dei nostri comuni e delle nostre città, vere e proprie città barricate. Con la legge quadro 104 del 92 e le modifiche introdotte successivamente dalla legge 53-2000 e dal decreto legislativo 151-2001, cardine della vigente legislazione in materia di mobilità per persone diversamente abili, si recita che le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono interventi per consentire ai disabili di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo alle stesse condizioni degli altri cittadini e sottolineo questo passaggio dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. La legge fissa inoltre che le regioni elaborino nell'ambito dei piani regionali di trasporto e di adeguamento delle infrastrutture urbane piani di mobilità con riguardo alle persone disabili. E Regione Lombardia, indipendentemente da Expo, a che punto è? È stato fatto un monitoraggio della rete infrastrutturale? A tutt'oggi sono assenti le rilevazioni statistiche sull'applicazione della normativa UE per il rinnovo del parco rotabile, proprio per agevolare le persone diversamente abili. La Regione Lombardia sinora è stata una spettatrice inadempiente in questo campo.
per cui il diritto alla mobilità delle persone con disabilità risulta ancora molto limitato, a prescindere da Expo. Questa situazione produce oggi una seria limitazione dei diritti costituzionali e umani che impatta sul diritto allo studio, al lavoro, alla salute, ma soprattutto alla vita indipendente delle persone diversamente abili e crea condizioni di discriminazione ed emarginazione sociale. Serve quindi, e questa è la proposta del Movimento 5 Stelle per la quale ci rendiamo disponibili a tutte le forze politiche, serve un cambio culturale che solo una e convinta volontà politica potrà attuare, tenendo in considerazione non tanto i dati di Expo, ma il fatto, e forse molti colleghi non lo sanno, che nel 2040 le persone con disabilità rappresenteranno più del 50% dell'intera popolazione italiana, includendo nella categoria anche anziani traumatizzati, obesi e donne in gravidanza, in stato di gravidanza. Quindi un cambio culturale che determinerebbe immediati benefici a tutti i cittadini in termini di miglioramento della qualità della vita, una maggiore sicurezza negli ambienti di vita e lavoro, attraverso la prevenzione di incidenti e infortuni e soprattutto anche minori costi economici e sociali a carico della comunità, per arrivare a una vita autonoma e indipendente per le persone con disabilità. Per i motivi sopra esposti, pertanto, il Movimento 5 Stelle non ritiene che questa mozione possa essere esaustiva di un piano per la mobilità anche turistica delle persone diversamente abili che deve essere effettuato su scala generale, sistemica e partendo dal quotidiano, cioè da subito, e quindi si asterrà dal voto.